Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Zdanov, Navalny, abbiamo detto, è stato arrestato più e più volte, ci sono varie immagini dei suoi arresti, ma lei quante volte è stato arrestato per le sue posizioni politiche? Sinceramente non riesco neanche a contare quante volte, se parlare di, sì, verso conto, parlare dei 2 o 3 giorni o un periodo breve, era tantissime volte, 15 o 20, eravamo addirittura 10-20 giorni nel prigione. Adesso invece questo pericolo, io in Russia conterei tipo 10 anni che dovrei rimanere in prigione se mi catturano, perché ci sono 14 vari indagini penali contro di me e insomma possono darmi addirittura 20-30 giorni, anni di prigione. Senta, Zdanov, a febbraio hanno arrestato anche suo padre e lei ha parlato di un arresto politico. Visto che sì, quando io ho lasciato Russia è subito stato arrestato mio padre, come se forse volevano influenzare sulla mia attività e la pratica che Putin normalmente usa contro i suoi nemici. Anche il fratello di Alexei Navalny 3 anni e mezzo era in prigione, e mio padre attualmente si trova in prigione e lo hanno accusato delle cose proprio ridicole, e 3 anni l'hanno dato in prigione. Cos'è che Putin non sopporta di voi? Semplicemente che noi vogliamo che in Russia finalmente arriva il periodo quando il potere potrebbe scambiarsi, quando in Russia potrebbero lavorare strumenti democratici, quando noi possiamo lottare contro queste persone che sono commesse in corruzione. Lui non ama nessun tipo di approccio democratico, nessun tipo di azione democratica. Possiamo tantissime cose qua toccare, sottolineare, e a lui non piace che noi vogliamo cambiare questo sistema, non piace che vogliamo fare queste elezioni giuste. Per lui tutto questo è impossibile, ecco perché utilizza qualsiasi tipo di lotta, e quando il suo opponente crea una vera, reale pericolo per il suo potere, lui dice che può anche ammazzare, distruggere, perché addirittura anche con vari menti come Novichok, sì, Boris Nemtsov, è stato ammazzato, ucciso in centro della città, e poi usavano anche sostanze chimiche per distruggere i suoi opponenti, e prende decisioni di questo genere quando vuole. Alberto, rifaccio la domanda.